Cari amici dell'associazione Pescanet, è un piacere avere qui la vostra presenza per questa sessione di pesca a Trani, una sessione che insegnerà un po' a pescare ai bambini, creando una base per la pesca al cefalo, per la pesca in porto, con dei rudimenti necessari per appunto crescere e migliorarsi. E poi abbiamo qui con noi un grande personaggio della pesca sportiva italiana, Jonathan Paulicchi, direttore di Pescare Online, mio carissimo amico. Jonathan non è solamente un pescatore, è un regista, giornalista pubblicista, reporter, e chi più ne ha, chi più ne mette ovviamente. Potremmo definirlo un pescatore completo a 360 gradi, che ha fatto della pesca la propria professione. E io in questo ovviamente lo invidio, perché sono veramente convinto che Jonathan possa essere anche un esempio per tutti noi, perché magari potremmo tutti diventare come lui in futuro. Con me c'è il famigerato Leo Fishing, Leo De Gennaro, il vicepresidente dell'associazione Pescanet, e poi ovviamente questo nutrito gruppo di amici che vengono da Bari, Foggia, Foggiani ancora, Andria, e poi un nostro negoziante convenzionato che invito qui con noi per un saluto, insomma. Il negozio si chiama? Il negozio convenzionato con Pescanet si chiama Aquaria, in via Fortunato, anzi no, in via Cerruti, mi sono sbagliato, via Cerruti, lui è Nicola Fortunato, e ovviamente negozio nel quale potete trovare tutta l'attrezzatura per praticare la pesca in mare nelle acque interne, supporto anche per la licenza di tipo B per le acque dolci. Ringrazio anche Vincenzo che oggi si sta adoperando per le riprese fotografiche e Francesco invece per le riprese video. E il pubblico dall'alto. E poi il pubblico anche dall'alto che partecipa, che sta ascoltando questa nostra descrizione un po'. Allora, vista la location, potrei consigliare a tutti quanti di provare insomma la pesca al cefalo, che è quella che si adatta maggiormente alle caratteristiche qui dell'interno del porto. Oggi è 15 gennaio, non possiamo ovviamente pescare come se fossimo in primavera, in autunno o in estate, dobbiamo un po' accontentarci di quello che capita. Il meteo nei giorni scorsi prometteva una giornata bellissima, noi invece abbiamo una lettera di rimostranze da dare ad Eolo e al buon Dio che ci ha fatto trovare le nuvole e questo vento fastidioso. Pazienza, faremo quel che si può. Perché l'hai bannato dal forum, ecco sì, l'abbiamo bannato e quindi si è un po', tra virgolette, incazzato. Ora, io seguirò i bambini assieme a Jonathan. Noi quest'oggi qui non siamo ufficialmente per pescare, ma siamo per dedicarci a tutti voi, perché l'obiettivo dell'associazione Pescanet è quello di promuovere la pesca come attività sociale che può essere utile per rigenerarsi proprio a livello personale e magari migliorarsi anche come persona. Soprattutto quello che io vorrei trasmettere a tutti voi è che la pesca è un passatempo e la presenza oggi di un testimonial così importante del mondo della pesca sportiva è un arricchimento per la nostra regione, perché qui in Puglia abbiamo delle enormi potenzialità che possiamo comunque sfruttare. Ci sono dei laghi meravigliosi che vivono ancora la pesca di uno stato primordiale. Qui invece i porti e tutta l'attività della pesca sportiva che ne gira attorno è ancora in crescita. Possiamo quindi migliorarci, e in questo vorrei che Pescanet possa rappresentare un punto di svolta, perché secondo me noi siamo dei pionieri sul web, ma possiamo anche esserlo nella pesca di tutti i giorni. Ora, io approfitterò della canna prestata da Leo un po' per parlarvi in maniera molto sommaria della pesca al cefalo, così facciamo una breve lezione. Poi ascolteremo magari un apporto che ci può dare Jonathan, dato che lui ha conosciuto e collaborato anche con dei campioni di pesca sportiva che hanno pescato il cefalo. Stamattina io consiglio a tutti quanti di preparare una canna bolognese, siete venuti tutti quanti, ho visto già forniti di ottimi attrezzi, quindi possiamo sicuramente pescare il cefalo e provare ad insidiarlo. Questa è una canna bolognese della lunghezza di 6 metri, una canna al top di gamma per la diver, e su questo faccio i complimenti per l'acquisto al nostro Leo, che ha avuto decisamente buon gusto. Canna molto sottile, con un'azione decisamente da ammiraglia, si flettono solamente le prime sezioni.
Ora, la canna di 5-6 metri è quella ideale per il nostro spot, perché la profondità che ho avuto modo di rilevare è di circa un 1,70 m, quasi 1,80 m, dipende un po' dai vari punti. Quindi con una canna di 5-6 metri ci si trova abbastanza comodi. Abbiamo due tendenze poi per poter realizzare la lenza. La prima è quella di una spallinata, come ha fatto Leo, un concetto piuttosto avanzato per coloro che ovviamente sanno già pescare da tempo. Questa è una spallinata di quasi 20 pallini, se non erro. Ecco, 25 pallini, adagiata su quasi 1,20 m di lenza. Mentre per coloro che invece sono le prime armi, io consiglio la torpille. E poi realizzerò poi a tutti quanti, coloro che hanno bisogno, la lenza necessaria. Nella pesca al cefalo poi sono necessari anche i doppi terminali. Oggi Leo ha una lenza solamente con terminale singolo, poi dopo magari ne prepareremo quella con il doppio terminale. Nei nostri articoli di Pescanet ci sono ovviamente tutti i consigli per realizzarli. Ora, un elemento fondamentale sempre per la pesca al cefalo è la pasturazione. Visto che tutti siete venuti più o meno forniti di pastura, chi più chi meno, possiamo comunque darvi una mano nel realizzare quella giusta. Adesso seguirò un po' tutti voi. Chiederei a Jonathan un parere un po' sulla pesca al cefalo, dato che lui ha pescato, penso, con volpi o comunque altri palvasue, avrai conosciuto, penso. Sì. Quindi sì. Loro sono specialisti. Cosa puoi dirci della pesca al cefalo? Volpi è più un campione della canna da natante, quindi diciamo. Ha effettuato però dei video, ho visto anche sì, per la pesca sì, al cefalo. È un pescatore anche lui completo, pesca anche in acqua dolce, Marco, però non utilizza una spallinata così alta come questa, anche perché soprattutto in una competizione, se hai tutti quei pallini e fai un ingambugliamento, poi sei fritto, quindi o ti fai le piombature belle e pronte come si fa nella trota torrente, quindi mettendo la piombatura già pronta, la spallinata già pronta su un portalenza, e quindi la sostituisci, perché non puoi, se no tutte le volte se ti succede qualcosa di farla. Però visto che lui la piombatura la fa molto più raccolta, proprio in 30-40 cm, con meno pallini, 4-5 pallini, più amo, e poi pesca con il pane. Insomma, la pesca al cefalo non è che c'è da inventarsi grosse cose. Anche Valvassura l'ho visto diversi anni fa, era molto più semplificata rispetto a questo concetto qua. L'importante è la pastura, una pastura molto chiara. Invece stamattina ho visto delle pasture un po' scurine, un po' troppo cariche di sarda e meno di formaggio, che invece è più determinante. Ok, ecco, io sì, ci questo... darei più di formaggio. Bene, ora magari dai anche un aiuto ai nostri amici, dando ovviamente le tue delucidazioni. Come si sfalda la pastura, che è fondamentale, perché se ti sta troppo a galla rischi ovviamente di non andare a fondo. Il cefalo è un pesce che mangia sul fondo, e quindi il consiglio di Jonathan è quello di fare delle belle pallozze che poi arrivino in maniera diretta sul fondo. Se te li stacchi a galla, poi prenderli diventa difficilissimo, e invece è bene che la pastura vada giù e che ti lavori sul fondo. Se ti si stacca a galla, poi prendere un cefalo diventa veramente un peso. Ognuno mi piace. No. Io ho girato un po' il mondo, e quando cominci a prendere dei pesci veramente grandi e che tirano tanto, poi ti abitui male, quindi se devo uscire di casa per andare a prendere il cefaletto, sinceramente mi prende lo sconforto. Allora preferisco comunque in Italia cercare quelle prede come le lecce grandi o il serra, che mi danno un po' più soddisfazione, uno spigolone. Insomma, cerco sempre la cattura del pesce grosso, ma perché lo faccio di lavoro, quindi se devo uscire per andare a prendere 10 sarachini così, sto a casa col mio figliolo e sono più contento. Ecco, quello. Però sono un caso umano, io abbastanza a parte, voi è giusto che pescate i cefalini, però ogni tanto anche prendi un cefalino, se vedi che ci sono dei serra, una canna, ma anche per le spigole, perché io le spigole le ho prese col cefalo vivo, proprio prendete il cefalo, gli chiudete la bocca così, la mettete in acqua, oppure gli mettete l'amo sulla schiena, come volete voi. E la canna la lasciate lì con la frizione aperta e con un cefaletto vivo che sta lì nell'acqua. Se passa una spigola è morta, che insomma fa più godo di prendere una spiga di 5 kg che un cefalo di 10 cm. Quello, però... Speriamo ovviamente di riuscire a pescarle anche noi, poi grazie ai consigli di Giovanni. Ma pesci ce l'avete in Puglia, perché io mi sono informato, le spigole ci sono, però le cercate poco,
cercate poco, invece secondo me no, le cercate col bigattino, e col bigattino la prendi lo spigolone, però da noi col bigattino si pesca con lo 008 alle spigole, perché già col 10 e col 12 le mangiate, non le vedi, non so quanti di voi pescano con lo 08 alle spigole e l'amo del 20, io penso pochi, però col bigattino ci vuole quello. All'interno di un porto su una scogliera dove c'è poca corrente, se sei sulla spiaggia, sulla pattiglia, allora mangi anche col 25 la spigola, perché se la spigola è sulla pattiglia vuol dire che è in caccia e che è in frenesia e quindi mangia tutto, non sta a guardare tanto, anche se per dire Barone che pesca con la bolognese a terra comunque pesca col 12 o il 14, ma il 12 e il 14 per la spigola è già un filone per noi, se no si pesca con l'8 o col 10 di notte proprio. Oppure uno se pesca col gambero può pescare anche col 18, se peschi con la sarda può pescare anche col 25. Ma il bigattino, il bigattino deve essere. No, solo bolognese. No, no, sto parlando bolognese. Surf casting è un altro mondo a sé che da queste parti ha visto, non è che sia molto in voga. Per tutti è previsto un attestato di partecipazione, ovviamente. Priorità ai bimbi, perché poi invece per chi sa già pescare dovrebbe invece non averne bisogno. E poi quasi per tutti ci sono questi cappellini di pescare online, ovviamente anche in questi priorità ai piccini, poi daremo agli aficionados qualche cappellino. Allora, fate le rimando appena riapre il ricamatore. E allora ringraziamo Jonathan per questo regalo. Ricordo poi che alla fine del nostro evento chi vuole può iscriversi all'associazione Pescanet, il tesseramento per quest'anno è di soli 15 euro e dicevo l'iscrizione all'associazione Pescanet, e poi per chi vuole è anche possibile pranzare più tardi con noi in un ristorante al centro del qui sul porto. One, two. Free. Let's go! When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dream of power. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, the bullets catch in her teeth. Life goes on and gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. I know there's some